Grande successo per il primo appuntamento della John Cage Masterfest, una rassegna lanciata da una giovane realtà vitontina. Si tratta della John Cage Music Academy, scuola di alta formazione musicale diretta da Francesco e Gabriele Acquafredda. L'idea della rassegna è nata da me e da mio fratello e ci siamo chiesti un bel giorno perché dovevamo cercare gli artisti altrove quando potremmo potenzialmente averli nella splendida cornice del Teatro Traeta o comunque in altre cornici che ci offre la città di Bitonto. Abbiamo deciso di fare il Masterfest, quindi un festival di masterclass. E il primo evento è quello appunto di Fabrizio Bosso, quindi la rassegna si spalmerà comunque su mesi e mesi, diciamo. Ci sarà un appuntamento ogni tot mesi. Il primo ospite della rassegna è stato un artista di grande fama internazionale, il trombettista torinese Fabrizio Bosso. Si è avvicinato al jazz sin dalla tenera età di 5 anni e un momento topico della sua carriera lo ha vissuto proprio a Bari, come insegnante al conservatorio Niccolò Piccinni. Qui ha conosciuto diversi artisti e ha suonato nella Italian Big Band diretta dal maestro Marco Renzi. Tornare in Puglia sul palcoscenico del Teatro Traetta di Bitonto è per lui sempre una grande emozione. Qualvolta mi viene proposto di tornare qui per fare concerti o seminari, sono sempre felicissimo, ancora più felice di essere qui a Bitonto, dove ho suonato già diverse volte, ci sono stato anche con Fabio Concato, con Giuliano Oliver Mazzarielli. L'artista si è esibito mercoledì 4 maggio in un concerto accompagnato da una sezione ritmica di grande levatura. Il tarantino Camillo Pice al contrabbasso, l'andriese Mimmo Campanale alla batteria e il bitontino Alberto Iovene al pianoforte. Con Fabrizio ci conosciamo dal 2011. A giugno del 2011 lo invitai a suonare con me in un progetto che avevo messo su con una casa discografica romana, quindi a seguito del disco Wire the Long. Ho invitato Fabrizio a suonare in quartetto con me ed è stato veramente un concerto incredibile. Lui ha approcciato la mia musica in un modo veramente eccezionale, ma lui è un artista eccezionale, quindi tornare a suonare con lui è veramente una grande emozione. Sono contentissimo, sono felicissimo di far parte di questa formazione a fianco a Fabrizio e agli altri due grandi jazzisti pugliesi che sono Camillo Pace e Mimmo Campanale. Il concerto è stato preceduto da una masterclass tenuta dal trombettista Bosso in due sessioni, una mattutina e una pomeridiana. Abbiamo avuto dei musicisti o comunque dei trombettisti dalla zona, ma anche abbiamo avuto addirittura un iscritto che va oltre addirittura la provincia di Bari. Questo ci suggerisce quanto in realtà anche il nome dell'artista sia importante e sia importante per noi ospitare degli artisti che ci possano dare un reale contributo, diciamo, a livello culturale e artistico proprio nella cornice di Bitonto. È stata attiva la partecipazione di molti giovani artisti che sono accorsi a Bitonto per un formativo momento di musica jazz. Fabrizio Bosso è stato impegnato nell'istruire e raffinare le loro tecniche improvvisative. Un'ottima risposta, abbiamo suonato insieme, io ci tengo a trasmettere il più possibile con la musica, tanto la teoria oramai si può studiare su internet o comunque la studiano in conservatorio, tutto. Io cerco di comunicare la mia esperienza, di far capire quali sono stati poi i miei punti di svolta che mi hanno aiutato a maturare e spero che possano essere d'aiuto anche per loro. Sinergia e coinvolgimento sono le parole che racchiudono le emozioni dei partecipanti alla masterclass di Bosso. Tra di loro c'era anche Gabriele della John Cage Music Academy. Io studiavo un po' più seriamente tromba, ho detto, cioè non ce l'ho fatta, ho detto, sono arrivato lì, ho detto vabbè, faccio l'uditore oggi, poi li ho sentiti suonare e sono stato coinvolto subito. E il bello proprio anche della masterclass è il coinvolgimento e anche indubbiamente la sinergia che si crea tra i partecipanti, perché ricordiamo anche una cosa fondamentale, che la musica è soprattutto condivisione. Un bel approccio quello di Bosso nel rapportarsi agli artisti e trasmettere loro quanto la musica ha potuto donargli in questi anni. Penso che sia importante trasmettere la propria esperienza ai giovani che hanno voglia di imparare, di prendere insomma questa strada che non è facile assolutamente, come tutti i lavori, ma questo richiede anche tanto sacrificio e di conseguenza appunto io
ho scelto di non insegnare in conservatorio perché sono molto impegnato con i live e tutto, però quando ho un po' di tempo e riesco a organizzare delle master ne sono sempre felice, sono dei bei momenti passati con i ragazzi e dico sempre che abbiamo tanto da imparare anche noi da loro. Thank you.